Buonasera a tutti, eccoci con un nuovo appuntamento di Vivere al Verde per continuare a parlare di ambiente e di ecologia. Nel Parco Nazionale del Gargano, proprio qui, nei pressi di San Giovanni Rotondo è stata scoperta una nuova specie eh, botanica, una nuova pianta per l'Italia, si chiama la cerinteretorta, questo è il suo nome scientifico, si tratta di una pianta appartenente alla famiglia delle boracinacee ed è una specie che finora era nota solamente in Albania, Grecia, Macedonia e Turchia, quindi nuova per l'Italia. Abbiamo il piacere di parlarne con uno dei botanici protagonisti di questa straordinaria scoperta, Robert Wagenzomer benvenuto e il presidente dell'ente Parco Nazionale del Gargano Stefano Pecorella. Buonasera, Buonasera a tutti voi. Eh, cominciamo a farci raccontare da Robert come è avvenuta questa scoperta e di che pianta si tratta, di che fiore si tratta. Sì, il ritrovamento è avvenuto durante una delle mie numerose escursioni all'interno del territorio del Parco Nazionale del Gargano. Eh, nella fattispecie mi trovavo con due amici biologi tedeschi, Tobias e Merjan Fröhlich stavamo facendo questa escursione nella Valle dell'Inferno quindi proprio nel territorio comunale di San Giovanni Rotondo e a un certo punto abbiamo trovato sui versanti rocciosi calcari che caratterizzano questa valle due piccoli nuclei piuttosto vicini tra di loro di una pianta che c'era subito sembrata particolare e pertanto l'abbiamo eh, studiata e eh, siamo giunti alla conclusione che si trattava di Cerintere Torta una pianta della famiglia delle boraginace che è risultata nuova per l'Italia. Si tratta quindi della prima segnalazione di questa specie in Italia, eh, mentre la pianta era nota finora nell'Europa orientale, quindi come si diceva per la Grecia, l'Albania, la Macedonia e in una parte della Turchia, mentre c'era un'antica segnalazione eh, riguardante la Croazia che però necessita mh, di conferma. L'interesse legato a questa scoperta eh, è proprio dovuto alla sua distribuzione geografica, alla distribuzione geografica di questa specie, perché ci aiuta a comprendere un po' meglio quella che è la paleogeografia anche del nostro territorio. Infatti eh, questa pianta è stata scoperta ora, ma era presente già eh, da millenni sul nostro territorio, nel, nel Gargano, ed è molto probabile che sia arrivata durante le glaciazioni, quando il livello del mare adriatico era sceso notevolmente circa 100 metri eh, meno profondo rispetto ad oggi e quindi ha consentito ad alcune piante orientali di eh, attraversare quello che è attualmente è il mare Adriatico e di arrivare nel nostro paese, nella fattispecie in Puglia. Poi ci si potrebbe chiedere come mai questa pianta non sia stata in grado di ehm, superare il limite regionale pugliese e di ehm, colonizzare altre aree in Italia. E il motivo è legato alla presenza del tavoliere. Tavoliere delle Puglie, questa che è la seconda pianura più grande d'Italia, che ehm, è un ambiente poco ospitale per le piante, in particolare per la cerintere torta, eh, la specie di cui stiamo parlando, ehm, non presenta degli ambienti rupestri il tavoliere, pertanto la pianta è arrivata sul Gargano e si è fermata qui. Eh, tra l'altro il, il Gargano è una zona ricca comunque di biodiversità sia vegetali che animali. Eh, leggevo che in particolar modo per quanto riguarda le orchidee rappresenta un hotspot di biodiversità, ne sono state centite oltre 80 specie differenti. Cosa sono gli hotspot di biodiversità? Sì, con il termine hotspot si indica un'area geografica caratterizzata da un'elevata un diversità biologica o appunto biodiversità. La biodiversità può essere studiata a vari livelli, a livello di specie, di sottospecie, all'interno delle specie a livello genetico o anche a livelli gerarchici superiori a quello della specie, quindi gruppi di specie che formano delle comunità animali o vegetali e quindi degli, degli ecosistemi. A livello mondiale gli hotspot mh, sono presenti soprattutto lungo la fascia equatoriale. Eh, anche il bacino del Mediterraneo però viene considerato dalla comunità scientifica un hotspot di biodiversità, sia animale che vegetale che fungina. All'interno di questo grande hotspot, che è il bacino del Mediterraneo, spicca proprio il gargano come hotspot di biodiversità. Per quanto riguarda la flora e quindi per quanto riguarda le piante, se ne considerano presenti sul territorio del gargano nel territorio del gargano circa 2000 entità differenti a livello di specie o sottospecie. Si tratta di un numero elevato se consideriamo che in Italia sono presenti poco più di 7.000 specie e quindi in un territorio relativamente piccolo esatto. rispetto a quello nazionale come quello del Gargano c'è un'alta concentrazione. Un concentrazione di specie, circa 2.000. E sono presenti tra l'altro 10 specie endemiche del Gargano. Endemiche vuol dire che a livello mondiale sono presenti solamente nel territorio del promontorio. Caratteristiche però il termine endemico ehm, a livello nel, nel, biologico indica proprio una specie esclusiva di quell'area, quindi endemico del gargano significa... Che in tutto il mondo si ritrova spontanea, quindi naturale solo nel Gargano. Poi potrebbe essere coltivata altrove negli orti botanici o nei giardini, però in natura si trova spontanea solo sul gargano. Quindi una terra ricca, dottor Pecorella, questo è un motivo anche di orgoglio eh, per il parco, per l'intera comunità garganica anche in questa nuova scoperta. Il parco, l'Ente Parco è da sempre attivo eh, nella salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità e sono ovviamente in attivo diversi. Per sé collaborazioni, vuole raccontarci qualcosa di più appunto sull'attività del parco? Sì, io ringrazio eh, la vostra televisione perché è molto attenta ai temi ambientali, del resto la, eh, appunto la rubrica Vivere al Verde ne è un esempio plastico. E sono contento per due ordini di ragioni: uno di tipo istituzionale e uno di tipo personale. Diciamo prima quello personale, sono contento che insieme a Robert Wagen-Sommer, non soltanto per la scoperta di questo ulteriore elemento di ricchezza eh, del patrimonio di biodiversità del Parco del Gargano, appunto il 35% circa delle, delle specie di tutta Italia, ma anche per una questione personale, soprattutto personale, perché stiamo avviando una serie di collaborazioni per addirittura la traduzione anche di testi dal tedesco all'italiano per far comprendere qual è la vera ricchezza del patrimonio di biodiversità di, del Parco Nazionale del Gargano, perché molto spesso si è più sbilanciati sugli aspetti di valorizzazione eh, tipica tradizionale e non invece di quelli della conservazione, cioè capire effettivamente cosa c'è sul nostro territorio. Non si può conservare se non si comprende cosa c'è sul nostro territorio e se non si comprende per bene cosa c'è sul nostro territorio si corre il rischio anche di sbagliare nelle azioni di conservazione. Si potrebbe fare un bel sentiero per una bella passeggiata ma distruggere una specie endemica, autoctona, irrimediabilmente senza poterla più vedere. Ecco l'importanza di collaborazioni come quella con Robert che ci porterà ad individuare anche i genomi cioè il DNA delle piante che sono caratteristiche del, del Parco Nazionale del Gargano. Attraverso questa collaborazione che noi abbiamo già avviato da anni, vero Robert, sì. siamo arrivati anche alla pubblicazione di un testo che è quello sulle isole Tremiti, eh, nella, quale abbiamo, nella quale pubblicazione abbiamo anche lì individuato le specie endemiche delle isole Tremiti e anche il patrimonio quindi delle splendide Diomedee. La eh, soddisfazione di tipo istituzionale è che non avevamo bisogno di un'ulteriore scoperta per far comprendere quanto sia importante la, il patrimonio e la ricchezza del Parco nazionale del Gargano, che non è soltanto una ricchezza in termini naturalistici, propri, secchi, ma anche una ricchezza soprattutto per il patrimonio inteso in senso ampio, che va da San Pio al, all'UNESCO, al San Michele Arcangelo, a Monte Sant'Angelo a tutti quelli che sono i percorsi più belli all'interno della Foresta Umbra, di Bosco Quarto, per passare poi alle doline, le famose, eh, quelle famose diciamo, eh, conche che si sono eh, all'interno del, delle piane tra San Giovanni Rotondo, San Nicandro e San Marco, sono eh, frequentissime, per arrivare poi alle lagune di Lesina e Varano con le dune che sono stupende. Lo dico così a passante perché certo, 130.000 ma... ettari di territorio, 18 comuni, è uno dei parchi più importanti d'Europa, non soltanto d'Italia. Quando bisogna impegnarsi per tutelare questo territorio... E valorizzare, certamente, tra, tra l'altro non... la caratteristica di... del territorio del Gargano è proprio anche quella di... Ehm, presentare degli ambienti naturali molto diversi tra di loro in un territorio relativamente piccolo, si passa dal mare alla montagna, alla foresta, appunto. Lei prima accennava alla foresta Umbra, anche questa è una, un territorio molto ricco di biodiversità. Se voressimo velocemente eh, citarne qualcuna e raccontare cosa caratterizza ecco, la foresta Umbra, Robert potremmo farlo. Sì, senz'altro, la foresta Umbra è senza dubbio. Una sorta di polmone verde al centro del gargano ed è un bosco caratterizzato da una prevalenza di faggio. Il faggio è una specie che è piuttosto comune in Appennino, ma caratterizza una fascia altitudinale che va da circa 800 a 1600 metri di quota, quindi i boschi a prevalenza di faggio. Che vengono chiamati faggete, in genere non scendono al di sotto degli 800 metri di quota. Sul vergano si verifica una situazione particolare perché invece le faggete um, si trovano a quote che vanno dai 300 agli 850 metri circa. E, um, questo è dovuto in particolare a um, determinate caratteristiche microclimatiche um, che hanno permesso al faggio di vivere um, a queste quote che solitamente non gli competono. Insieme al faggio però sono presenti anche numerose altre specie mesofile, vale a dire specie che vogliono un clima più mite. Eh, tra queste appunto possiamo citare ad esempio l'aglio orsino, la circea luteziana, la, il gigaro maculato, oppure due piante molto importanti, due piante legnose che sono eh, l'ilex aquifolium, vale a dire eh, l'agrifoglio, e taxus baccata che è il tasso. Dico che sono particolarmente importanti perché a livello... Europeo, quindi della comunità europea, c'è una normativa, la direttiva Habitat, che tutela ehm, gli habitat per l'appunto di eh, maggior interesse eh, naturalistico e tra questi anche le faggete con tasso e agrifoglio. Quindi anche la nostra faggeta, la foresta Umbra, è tutelata a livello dell'Unione Europea dalla direttiva Habitat in quanto faggeta con presenza di tasso e di agrifoglio. Prima il dottor Pecorella invece accennava alle isole Tremiti che sono un altro spettacolo per il nostro territorio. Tra l'altro dal 1989 sono riserva naturale marina e la gestione appunto di questa riserva è riservata all'ente parco del Gargano che presta molta attenzione a questo scrigno. Eh, naturale. Sì, e dal 95 è stato istituito il parco, quindi eh, l'area marina protetta esisteva ben prima e, ed è le splendide diomedee caratteristiche appunto per il canto di questi uccelli che assomiglia al pianto delle donne che non vedevano ritornare eh, i loro uomini dal, dal mare dopo la, la, la giornata di pesca. Eh, ci sono degli scorci veramente fantastici e in particolari periodi dell'anno eh, appostati lì eh, a fare birdwatching eh, in maniera assolutamente sostenibile, senza creare nessun fastidio alla natura, si possono pure, se, appunto sentire eh, queste, queste splendide berte. Eh, le isole Tremiti non sono soltanto uno scrigno quindi da un punto di vista della, eh, della flora ma hanno anche al, al di sotto del pelo dell'acqua un patrimonio di grotte e di ricchezze, anche lì di biodiversità. È stato trovato anche un corallo nero, una, un piccolo esempio di una, una, una splendida specie che è rarissima, eh, del quale chiaramente non è stato indicato in dettaglio il posizionamento, perché noi così come do, ci teniamo a conservare la nostra natura dobbiamo essere anche attenti a non... Mappare in maniera molto precisa queste specie perché sono oggetto sempre di attenzioni da parte di malintenzionati che anziché che conservarli nel loro habitat naturale preferiscono conservarli nelle loro teche in casa o da qualche altra parte. Ecco perché l'azione anche sulle Tremiti è stato un mix di conservazione da un lato con dei progetti che noi stiamo realizzando con il consorzio il Conisma che è il consorzio delle università del Mare d'Italia, mm. con l'Amico Angelo Tursi, il professor Tursi che è il prorettore dell'Università di Bari che ne è il preside e stiamo cercando di mappare le specie ittiche focali, cioè i, i tipi di pesce che ci sono all'interno della riserva marina, perché se da un lato è giusto conservarli conoscendoli, dall'altra parte noi dobbiamo anche pensare che la valorizzazione attraverso il potenziamento della sostenibilità del sistema turistico ricettivo ed imprenditoriale non può che passare attraverso la valorizzazione della conservazione delle specie e quindi conoscere le specie, farle diventare attraverso un regolamento di pesca in determinati periodi dell'anno, quindi non tutto l'anno, con particolari attrezzi da pesca che non distruggono ma sono anche selettivi nella pesca, vuol dire aumentare la capacità. Eh, di qualità del pescato, anche il dimensionamento dello stesso pescato e automaticamente aumentare anche la capacità attrattiva del sistema ricettivo turistico e del sistema di ristorazione. A quel punto c'è con questo mix un equilibrio che io definisco la sostenibilità ambientale del sistema produttivo. Certo, tra l'altro i fondali delle isole Tremiti sono ehm, particolarmente attraggono subito a tutto il mondo, sono una meta privilegiata per le immersioni. Questo perché hanno delle caratteristiche particolari? Abbiamo dei numeri che sono eh, insospettabili eh, rispetto ad altre realtà della, della costa e della fascia garganica del cosiddetto sistema turistico del Gargano. Eh, sono veramente centinaia di migliaia le, le immersioni che vengono effettuate alle tremiti ed è anche per questo che abbiamo eh, ritenuto opportuno dotare di un disciplinare le regole. Certo, per preservare. Per poi. preservare, perché dovete immaginare che la visita in una grotta eh, con dei... Degli attrezzi, gli arnesi, dei sommozzatori, l'equipaggiamento, determina con le bolle anche un impatto nei confronti del, del sistema ambiente. Allora, anche determinare il numero di visite per giorno, la quantità di visitatori per mese ed un monitoraggio per comprendere qual è l'impatto dell'uomo sulla natura e come la natura poi eventualmente si riesce a rimodellare. Per rendersi anche più accogliente con, con l'uomo è assolutamente prioritario. Quindi l'attività dell'ente parco e dell'area Maria Protetta non è soltanto, eh, anzi, io non l'ho mai intesa in questo senso, di erigere degli steccati o dei vincoli perché si possa dire questo non si può fare. Io ritengo che si possa fare a condizione che l'opera dell'uomo sia compatibile con la natura. E guardate. È molto semplice, io ho visto un filmato poco tempo fa eh, che il ritorno del lupo in un parco americano ha determinato il, la variazione del corso di un fiume. Ecco, ci potremmo chiedere, ma com'è possibile che un lupo determini il, il, un corso diverso, un alveo diverso di un fiume? È semplice perché il ristabilire un equilibrio naturale, il ritorno del lupo, ha determinato un equilibrio nel sistema degli animali che erano i predati, perché si erano espansi troppo. L'espansione eccessiva aveva determinato la scomparsa di specie, quali eh, la, le lontre e, e altri animali, che sono soliti costruire delle dighe all'interno dei fiumi. Queste dighe avevano determinato un percorso anomalo, cioè la mancanza di questi impianti, un percorso anomalo. Il ritorno del lupo ha ristabilito l'equilibrio con gli animali che predavano le lontre e i castori. Sono ritornate le lontre e i castori. Hanno ricostruito queste dighe. Il fiume è ritornato nel suo alveo naturale. Ne ha beneficiato anche l'agricoltura, certo, che a quel perché... punto non ha avuto più bisogno delle motopompe a gasolio per innaffiare i propri campi, ma si è mantenuto in equilibrio. Ecco. Ho fatto l'esempio del lupo, non a caso, perché noi stiamo vivendo una stagione anche molto particolare sul gargano, perché eh, da un lato il ritorno del lupo, dall'altro la circostanza che sia aumentata notevolmente la presenza di questo predatore, sta creando problemi di equilibrio con gli allevatori. Che già in un momento di crisi devono difendersi dall'aggressione di questo animale. Ed è per questo che, non più tardi, anche del mese scorso, noi abbiamo chiuso dei nuovi accordi, dei nuovi protocolli sia con il sistema degli allevatori che con l'ASL, per intervenire economicamente in favore degli, degli allevatori che vengono predati, i cui animali vengono predati, attraverso non solo l'indennizzo ma anche una serie di misure economiche a sostegno del, del loro reddito. Quindi certo, perché la natura è tanto bella quanto delicata. L'attività di Robert sono... si sposa anche con l'attività di un ente sensibile anche alla parte antropica, ma non troppo, perché poi una parte antropica, presenza dell'uomo molto forte, può portare a degli scompensi come quello della processionaria, che è un esempio che si è verificato qui a San Giovanni Rotondo, ad un'altezza, ecco, così come abbiamo verificato per le faggete, no? ad un'altezza che è assolutamente anomala. La processionaria è quella farfalla bianca, molto bella d'estate che si vede volare, ma in periodi primaverili determina invece preoccupazioni e addirittura danni urticanti nei confronti certo. degli uomini. Quindi guardate come se non si mantiene in equilibrio il rapporto tra uomo e natura si corre il rischio che la natura prenda il sopravvento con delle azioni di difesa che si ritorcono poi inevitabilmente contro l'uomo. Tornando alle isole Tremiti, Robert, anche qui velocemente che, che specie si possono ritrovare da un punto di vista botanico? Allora, le isole Tremiti sono senz'altro un gioiello all'interno dell'area parco. In un'area veramente limitata, le isole Tremiti complessivamente coprono poco più di 3 km quadrati, si ha una notevole biodiversità. E in particolare vi sono tre specie endemiche proprio delle isole Tremiti per quanto riguarda la flora, quindi tre piante che a livello mondiale si trovano solo sulle isole Tremiti e sono eh, la stellina delle Tremiti, il Fiordaliso delle Tremiti e l'aglio delle Tremiti. Ma oltre a queste tre piante particolarmente importanti ve ne sono altre di interesse fitogeografico e conservazionistico. Posso citare ad esempio l'alisso delle isole Tremiti, la crambe ispanica, il mesembrantemum nodiflorum e così via. A tal proposito però mi riaggancio anche a quello che ha detto il presidente de del parco Stefano Pecorella relativamente alla pubblicazione recente di questo quaderno ehm, che riguarda proprio le piante di interesse delle isole Tremiti. Perché ciò mi ha fatto molto piacere, perché ha dimostrato che l'ente parco eh, ha realmente eh, intenzione, anche nei fatti, di proteggere la natura e la biodiversità di questo splendido territorio in cui viviamo. Benissimo, um, tra l'altro alle Tremi ti so che un'altra iniziativa che è stata fatta è um, quella di una raccolta fondi per la ricostruzione della facciata del santuario Santa Maria a Mare a San Nicola, giusto? Sì. Abbiamo ancora un minuto, velocemente vuole raccontarci qualcosa su questo? È stata, ed è una ferita ancora aperta perché è un fulmine. Ha deturpato il, il timpano della, della facciata di Santa Maria a Mare che è caratteristica per avere al suo interno anche un'effigie un di una Madonna Nera con un crocifisso ligneo che è di vera bellezza rara. E questo fulmine ha scagliato, pensate, il crocifisso di, di ferro che era eh, più alto di un metro e mezzo, lo ha scagliato a diverse decine di metri dalla, dalla facciata e ha lesionato completamente il cornicione. Noi ci siamo subito attivati, abbiamo incominciato questa raccolta fondi anche attraverso la pubblicazione sul sito dell'ente parco con un numero di conto corrente al quale poter far affluire tutti quanti i contributi. E, 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 devo, dire, sono... e, devo, e devo dire purtroppo con rammarico che la sensibilità in questi casi eh, non è come l'attenzione molte volte per l'acquisto di un telefonino o per altri aggeggi che so potrebbero essere sicuramente secondari come importanza rispetto alla, al preservare un patrimonio storico e culturale come la facciata di un'abbazia una eh, lì che fecero i Benedettini perché si fu, era un, un impianto dei Benedettini, quello di Santa Maria Mare. Allora invitiamo di, magari ad andare su, anche sul sito. Invito della, tutti quanti a, a ritornare. Parte per partecipare a questa raccolta a fondi. Io andrei avanti volentieri ancora a tanto lavorare su tutto <ride> questo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Grazie, grazie a voi e a voi. grazie a tutti quanti i telespettatori. A voi tutti, grazie per averci seguito. Vivere al Verde torna come sempre sabato prossimo. Buona serata.